controllo, ma sentite la regia che cosa chiede, per favore. Bonjour Guido. Bonjour. Merci. C'est ma maison. Comme tu vis ici. Bonjour à la presse. Good morning. Please,
Il y a l'air. On the right, sorry. Thank you.
Ministro, on the right.
Cosa stanno dicendo?
Sandro.
au style de Toulouse.
Attention, attention. Sì, ma mi sta entrando Francesco in campo. Solo Giancarlo, dobbiamo chiamarli perché questa ci serve. Prima qui, guarda.
On this side, sorry. Minister, ministers, ministers. On the right. No, ci dovrebbe essere la mia collega la passata. No, no.
di affrontare a fondo le questioni securitarie e di difesa non sono mai state prese in considerazione. Il formato G7 nasceva in risposta alla crisi energetica del 1973. Per fungere da piattaforma informale per la collaborazione economica e finanziaria in un contesto geopolitico ben definito. In questa stessa impostazione ci incontriamo oggi per parlare di questioni securitarie più pertinenti che vanno a toccare i nostri interessi comuni e la prosperità di tutti in tutto il mondo. Ci troviamo di fronte a scenari estremamente fluidi e caratterizzati da instabilità, con un'escalation che va dalla competitività strategica a un confronto aperto e continuativo. L'utilizzo del potere militare e di strumenti ibridi per ottenere avanzamenti territoriali o espansioni malevole nelle aree di influenza, tristemente sono ormai un modus operandi ricorrente. Le aggressioni brutali della Russia in Ucraina e la situazione alquanto critica nel Medio Oriente, combinate con l'instabilità profonda che si trova nell'Africa subsahariana e le tensioni sempre maggiori nell'Indo-Pacifico, mettono in luce un quadro di sicurezza deteriorato, con prospettive per il futuro che non possono essere positive. Anche se potrebbe sembrare che questi conflitti, queste instabilità sono geograficamente distanti, sono direttamente collegate a noi, con dinamiche profonde e interconnesse. In questo contesto riconosciamo una matrice comune, ossia lo scontro tra due visioni del mondo, diverse e spesso forse incompatibili. Da un lato, i paesi e le organizzazioni che credono in un mondo, in un ordine del mondo basato sul diritto internazionale. Dall'altro lato, chi cerca sistematicamente di mancare di rispetto alla democrazia per perseguire i propri obiettivi, anche con l'uso deliberato della forza militare. Tuttavia, questo è ancora più pertinente di un aspetto securitario. Questa instabilità pervasiva globale ha conseguenze dirette sui nostri interessi economici e sociali. In altre parole, c'è un impatto sul nostro stile di vita. La sicurezza è la base delle società. Semplicemente non può esserci sviluppo di alcun tipo senza sicurezza. Tenendo questo in mente, vorrei sottolineare l'importanza straordinaria della nostra presenza qui oggi, perché vogliamo mostrare il nostro impegno e la nostra determinazione per affrontare queste sfide urgenti e importanti come membri del G7 Difesa con partecipazione della NATO. Credo che la nostra presenza oggi qui nella splendida città di Napoli mandi un messaggio forte e robusto a chi cerca di ostacolare i nostri sistemi democratici. Il legame che ci tiene uniti è solido, si basa su valori comuni di libertà e sulla fiducia incondizionata nel diritto internazionale. Con questo messaggio di unità e fermezza apro ufficialmente i lavori del G7 Difesa, fiducioso che i nostri dibattiti riusciranno a offrire risultati concreti e misurabili. Beh. Possiamo